Ciao a tutti. Bentornati sul canale Amo gli Italiani. Michele Placido è stato cacciato dalla chiesa dopo che hanno scoperto la sua relazione pericolosa con una suora. Michele Placido è uno degli attori più amati dal pubblico nostrano, che ha imparato ad apprezzarlo durante il corso di questi anni grazie ai personaggi a cui ha dato vita. Personaggi a volte complessi che hanno mostrato uno spaccato della nostra società, mentre altri hanno strappato un sorriso, ma tutti hanno fatto breccia nel cuore dei suoi fedeli sostenitori. Fedeli sostenitori che sono curiosi di sapere qualche dettaglio in più in merito alla vita del loro beniamino che nelle scorse ore, ospite da Serena Bortone a Oggi è un altro giorno, si è lasciato andare ad un'inedita confessione che ha lasciato tutti senza parole. Michele Placido ha raccontato di una relazione con una suora che gli è costata cara in quanto è stato allontanato in seduta stante dalla chiesa in quanto tutto ciò è stato proibito. Michele Placido lascia tutti senza parole. La confessione inaspettata sulla relazione con la suora. Michele Placido ha lasciato tutti quanti senza parole. Come la confessione dell'ex tronista di Uomini e Donne. Facendo una confessione che riguarda la sua infanzia in quanto era poco più di un ragazzino di 13 anni quando ebbe una relazione, così l'ha definita, con una suora e non appena il tutto è stato scoperto è stato allontanato in seduta stante dalla chiesa che non approvava di certo rapporti di questo tipo anche se non c'era nulla di malizioso. Comunicavamo attraverso la ruota, dove portavamo la biancheria da lavare e lei una volta mi fece trovare un panino col salame, ha raccontato l'attore durante il corso della sua intervista rilasciata nel salotto televisivo di Rai 1 con Serena Bortone. Mi diceva che avevo bisogno di mangiare, ha subito aggiunto, rivelando che lei aveva notato dal suo punto di vista che aveva bisogno di mettersi in forze. Si chiamava Antonietta. Era di Avellino? Ha subito aggiunto. Cominciò questa relazione. Ma già quello non si poteva fare. Ha poi concluso dando un tassello in più, e del tutto inedito, ai suoi fedeli sostenitori che hanno avuto modo di conoscerlo meglio. Grazie per aver guardato le mie notizie. Iscriviti al canale per gli aggiornamenti quotidiani delle notizie. Punto esclamativo.